siamo al Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle Campania. A breve incontreremo il candidato sindaco Roberto Fico e gli chiederemo un po' come è andata questa campagna elettorale e come vede le successive ipotesi riguardo alla, alla battaglia fra Lettieri e De Magistris. Visto che ci sono ancora molti seggi che devono essere, diciamo, spogliati ancora, il risultato non è stato quello magari sperato. Qual è, secondo te, che cosa è accaduto? No, il dato ormai più o meno è certo, siamo penso come lista all'1,5-2%, quindi è andata così. E la domanda qual è? Però significa che comunque il movimento ha tenuto banco nonostante tutto, no? Comunque ha tenuto fede ai voti delle regionali acquistati, cioè quindi conquistati a Napoli e non acquistati, chiedo scusa, quindi poi più un'altra parte. Quindi diciamo che la battaglia non è mica finita qua, quindi il movimento continuerà le sue lotte, continuerà ad essere presente. La battaglia non finisce mai in generale, perché comunque noi portiamo progetti che sono seri e sono soprattutto progetti che guardano avanti nel futuro, al di là della strada elettorale che è solamente una via in una grande strada che è molto più ampia. Se si riducesse le elezioni avremmo già perso in sé. Non c'è dubbio che ci dispiace il risultato a Napoli e non manteniamo comunque tutti i voti, perché alle regionali prendiamo il 2,5% a Napoli, mentre nella griglia delle comunali, che è veramente tostissima, stretta, con 8.000 candidati e soprattutto anche con Luigi De Magistris, che è andato comunque nella nostra scia di quello che più o meno avevamo creato, tenere tutti i voti e riuscire a fare un ottimo risultato, ci siamo resi conto che è una cosa molto molto difficile. Come gruppo, come contenuti, siccome li hanno presi tutti i nostri contenuti, adesso noi nel comune pretendiamo che li applicano, perché hanno fatto proprio anche spesso un copia e incolla e hanno detto il wifi, hanno detto i bus elettrici, hanno utilizzato quello che è il vostro programma, trattamento meccanico manuale, raccolta differenziata, noi inceneritori, e quindi adesso riporteremo queste cose però alla verità e alla sostanza. Noi tanto se queste cose vengono applicate abbiamo già vinto. Premesso che il movimento non ha ottenuto il risultato sperato, però la vera sconfitta è stata con Morcone sostanzialmente, quindi ti aspettavi anche questo ribaltamento o è stata comunque una sorpresa il fatto che il PD con Morcone non andasse avanti? Allora, chiaramente il PD alle elezioni, alle primarie, ha fatto una figura misera, dopo tutti questi anni anche di amministrazione sia provinciale che regionale che comunale misera, e quindi è bene che chi agisce proprio nella miseria poi ha un risultato scadente. Non pensavo che succedeva questo discostamento, questo plebiscito vero per Luigi De Magistris, pensavo una cosa più testa a testa, ma è andata così e va bene così. Come andranno le cose secondo te fra 15 giorni? C'è questa battaglia De Magistris-Lettieri, chi vincerà secondo te, se dovessi fare la previsione? Devono vedere un po' come si equilibrano tutti i poteri, i giochi, non sappiamo cosa fa il terzo polo, però per come vedo che è avviata Lettieri sicuramente non ha carisma, non ha forza, non è riuscito a portare le truppe cammellate al voto veramente, infatti la percentuale di votanti è bassissima, quindi credo che con una buona operazione, se il PD poi realmente vuole sostenere la candidatura di De Magistris, penso che Luigi è avviato a diventare sindaco di Napoli. Il movimento, gli elettori del movimento, coloro che hanno anche utilizzato il voto disgiunto per darvi una mano in consiglio comunale, darete delle indicazioni, appoggerete anche se non ufficialmente, ufficiosamente De Magistris, pur di non regalare questa città alla destra? No, nessuno regala città a nessuno, perché noi dobbiamo rientrare in un altro concetto di politica che anche stasera e oggi continuiamo a portare avanti. Ognuno farà quello che meglio crede e pensa per la città, come è stato fatto a queste elezioni. Il movimento non darà indicazioni di voto. Possiamo dire che Napoli sostanzialmente è una realtà completamente diversa da Bologna, da Torino, dove gli altri candidati comunque hanno avuto dei risultati maggiori. No, la nostra contentezza va veramente infinita e va al saluto a tutte le liste civiche del Nord Italia, che siamo veramente diventati al Nord Italia il terzo polo. Qua stiamo cercando di entrare nelle municipalità proprio in queste ore, e noi che il movimento Nord Italia è diventato così bello, così forte, partecipato in ogni città, grande, media e piccola, è il risultato che è nazionale, che tutti quanti insieme l'abbiamo ottenuto e che spero che man mano sia sempre più compreso e capito in questa nuova metodologia di intervento anche al sud Italia, perché il sud è nostro e senza il sud non andiamo da nessuna parte. Il prossimo impegno del movimento a breve quale sarà? A breve quale sarà? Penso un po' di vacanze. E poi credo che certo. Voi
sarete i primi a battagliare come avete sempre fatto con i referendum, no? Certo, fra un poco inizieremo i banchetti per il referendum, questa è la prima cosa, e quindi invito per l'ennesima volta tutti a votare i quattro sì, sia per l'acqua, il nucleare e per la legge uguale per tutti.